Il primo passaggio è la raccolta di firme in un numero pari al 5% degli aventi diritto al voto. Poi la presentazione della domanda al Comune che nel primo semestre del 2023 dovrà indire il referendum. Il richiamo allo strumento di iniziativa legislativa popolare in questo caso riguarda la città di Pescara sul tema della realizzazione della sede unica della Regione Abruzzo nell'area di risulta, su cui da settimane ormai si è acceso il dibattito politico. Pareri contrastanti suggeriscono da una parte l'opportunità di riqualificare la centralissima area dell'ex stazione ferroviaria, da anni oggetto di differenti propositi, con fondi messi a disposizione anche dalla Regione, e dall'altra la necessità di delocalizzare il progetto per evitare di congestionare ulteriormente una zona già intasata, concentrando l'attenzione su zone periferiche che potrebbero essere rivalutate con la presenza di un palazzo istituzionale. Promotore del referendum consultivo è Carlo Costantini, consigliere comunale e capogruppo di Azione, che annuncia: ci sarà la possibilità di estendere al voto anche ai ragazzi di 16 anni, perché lo statuto lo prevede. È arrivato il momento di responsabilizzare, di coinvolgere i nostri giovani che sono troppo lontani e troppo disaffezionati o disinteressati rispetto alla politica. Non c'è questo vincolo assoluto, però è evidente che se dovessimo tardare l'appuntamento del 31 dicembre 2022, il referendum si celebrerebbe a distanza di un anno, evidentemente sarebbe troppo tardi, quindi ci vorrà uno sforzo importante. Io sto avviando la parte organizzativa e confido di raggiungere l'obiettivo delle 5-6.000 firme necessarie per obbligare il Comune ad indire referendum. Poi il sindaco ha già anticipato che non si interesserà dell'esito e che andrà avanti comunque. Carlo Masci, sindaco di Pescara, questo referendum lo prenderà in considerazione? Noi continueremo ad andare avanti in base al mandato che abbiamo avuto dai cittadini. La democrazia è il voto e poi le attività svolte. L'unica cosa che io non voglio è fermare tutte le attività che noi stiamo facendo. Evidentemente c'è chi vuole rallentare, come è stato fatto per 50 anni. Meglio dovrebbe essere una proposta concreta, non parole, anche perché poi per fare il Palazzo della Regione e per fare la risulta ci vogliono risorse, almeno 60-70 milioni di euro, e sull'area di risulta ce le abbiamo queste risorse. In altri posti i soldi non ci sarebbero e quindi rischieremmo di continuare a vedere l'area di risulta abbandonata nella condizione in cui sta, penosissima, per altre due generazioni, come è già successo. No al Palazzo della Regione nell'area di risulta, allora dove? Ma anzitutto l'errore di metodo che io ho denunciato è stato quello di non aver coinvolto le amministrazioni comunali di Spottore e di Montesilvano. Pescara non esiste più. Oggi esiste Nuova Pescara, le opportunità sono tantissime, penso all'Arche, al territorio del comune di Spottore, ma penso anche alla Tiburtina. Qualunque soluzione è migliore rispetto a questa, perché la sede di un edificio pubblico deve essere anche utilizzato come strumento di riqualificazione. Il problema sono i 120.000 accessi di automobili ogni giorno a Pescara. Se noi faremo quest'opera ne avremo non 120.000 ma 150.000 e poi avremo un problema di parcheggi. Io penso che in periferia bisogna fare campi sportivi, parchi, asili nido, strutture a servizio dei cittadini che sono in quelle zone e non palazzi istituzionali. La posizione ideale è quella, perché si trova in un hub della mobilità, quindi veramente il posto ideale, il parco ci sarebbe, ci sarebbero i parcheggi. Chi dice che con il Palazzo della Regione non si farà il parco dice letteralmente il falso, e io voglio sottolinearlo.